Angelo Moretto, who's Associate Professor of Occupational Health at the University of Milan. He's going to talk about chromium. Buonasera, grazie per avermi invitato a questo incontro dove ho imparato molte cose lontane dalla mia professione. Comunque ho sentito, in particolare con l'ultima presentazione, che i compiti che potrebbero essere affidati a persone come il sottoscritto, che nominalmente è professore di medicina del lavoro, ma in pratica è un tossicologo professionale e non professionale, nel senso che si interessa di tossicologia non soltanto dei lavoratori, ma anche della popolazione in generale. Comunque, in questo caso mi è stato chiesto di parlare del cromo, perché mi sembra di aver capito che, almeno per alcune situazioni, l'uso del cromo nella pelle sia un uso che non si può evitare. Quindi la mia presentazione sarà, spero, non troppo tecnica per voi, ma di spiegare qual è il problema sanitario legato all'uso del cromo per il consumatore, cioè per la persona che utilizza materiale in cuoio, in pelle, e ovviamente non parlerò del lavoratore. No, così, anche. Allora, alcune banalità che tutti voi sapete. Voi utilizzate cromo trivalente, il cromo esavalente era forse utilizzato come, non era utilizzato, ma era probabilmente presente come inquinante moltissimi anni fa, però ci sono indicazioni che in alcune situazioni si possa formare anche del cromo esavalente. Per cui io parlerò di entrambi e farò i confronti fra queste due forme del cromo. Il cromo, innanzitutto, il cromo trivalente è un metallo essenziale. Nella diapositiva sono presenti una serie di numeri, non importa, solo per tenere presente che alcune funzioni del nostro organismo necessitano della presenza del cromo trivalente. Dal punto di vista tossicologico, il cromo trivalente è una sostanza che non pone particolari problemi, non ha effetti genotossici, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, o IARC, l'ha classificato nel gruppo T, cioè non abbiamo informazioni, nonostante tutti gli studi non possiamo concludere che sia cancerogeno. E in tutti gli studi che abbiamo condotto, che sono stati condotti sugli animali, non ci sono effetti tossicologici particolari. Le fonti di informazione, le vedete indicate sotto, sono una statunitense, la IARC, e una europea, sono documenti di qualche centinaio di pagine per sostanzialmente concludere quello che ho concluso qui. Per quanto riguarda invece il cromo esavalente, effetti diciamo all'interno dell'organismo si evidenziano solo sperimentalmente a dosi molto alte, quindi non sono importanti. Però il cromo esavalente, proprio per la sua elevata reattività, ha degli effetti che sono legati, come si dice in tossicologia, alla porta di entrata. Cioè, se il cromo esavalente si deposita sulla cute, avrà degli effetti sulla cute. Se si deposita sull'apparato respiratorio, tipico dei lavoratori, avrà degli effetti sull'apparato respiratorio. I più anziani di voi, o quelli che conoscono la storia delle concerie, sanno che ci sono stati fenomeni di perforazione del setto nasale fino a fenomeni di cancerogenesi polmonare. Se entra dall'apparato per ingestione, avrà degli effetti sull'apparato gastrointestinale. Quello che a noi interessa è la dermatite. La dermatite allergica da contatto, che è dovuta a sensibilizzazione. E qui due termini mi dovete passare, che sono l'induzione e lo scatenamento. Sono due fenomeni diversi. Cioè, l'induzione è quella
processo attraverso il quale il contatto con una sostanza provoca la sensibilizzazione, cioè il fatto che noi diventiamo allergici a questa sostanza. Di solito è associato a un'esposizione elevata, ma in alcuni casi, ma non per il cromo, è stato visto che anche ripetute esposizioni brevi possono portare alla induzione della sensibilizzazione. Invece lo scatenamento è la comparsa della lesione cutanea, cioè della dermatite, nel soggetto che è già sensibilizzato. E questo è importante, come vedremo dopo, perché il cromo trivalente e il cromo esavalente si comportano in modo diverso. Dal punto di vista numerico, dove siamo? Allora, almeno secondo i dati in Unione Europea, se noi facciamo un test i test che facciamo per vedere se un soggetto è allergico a qualche cosa, chiamato patch test, con termine inglese, noi troviamo che all'incirca il 20% della popolazione reagisce ad almeno uno delle sostanze. Quindi qui probabilmente un 25-30 persone sono allergiche a una qualche sostanza. Di queste, circa il 3% sono allergiche al cromo esavalente. Quindi, grossolanamente, un mezzo punto percentuale, lo 0,5% della popolazione, è allergica al cromo esavalente. Non vuol dire che ha avuto episodi di dermatite. Vuol dire che se noi la testiamo in ambulatorio, troviamo una positività al test. Quanti di questi allergici al cromo 6 riportano un contatto significativo con il cuoio? A seconda dei vari studi che noi abbiamo a disposizione, fra il 20 e il 45% di coloro che sono positivi al cromo esavalente riportano un contatto significativo con la pelle, perché ci sono molte altre fonti di cromo a cui possiamo essere esposti, e poi vedremo anche in termini quantitativi questo che cosa vuol dire. Allora, qual è la differenza fra una delle differenze fra il cromo esavalente e il cromo trivalente? Che l'induzione è verosimilmente causata soltanto dal cromo esavalente. Non abbiamo alcuna evidenza che il cromo trivalente sia in grado di provocare la sensibilizzazione. Però abbiamo evidenza che se un soggetto è sensibilizzato al cromo 6, reagisce anche al cromo trivalente. Cioè, se un soggetto è sensibilizzato al cromo esavalente, se entra a contatto con il cromo trivalente, avere una reazione cutanea. Dopo vi parlerò di alcuni dati quantitativi per spiegare un pochino meglio la cosa. Vediamo adesso, ecco i dati quantitativi di cui vi parlavo. Qual è la differenza fra il cromo esavalente e il cromo trivalente? È una differenza di potenza. Lasciamo perdere queste formule strane che derivano da calcoli matematici. Sostanzialmente, sulla base di tutte le informazioni che abbiamo, che è stato possibile determinare in modo quantitativo, io ho preso tutti i dati di letteratura e li ho fatti girare in un modello matematico per calcolare qual è la concentrazione di cromo esavalente o di cromo trivalente che causa una reazione cutanea nel 10% della popolazione già sensibilizzata a cromo esavalente. BMD10 è il valore centrale, BMDL è, siccome è un modello matematico, l'indice di confidenza più basso al 95%, quindi vuol dire che il 95% di quelle medie rientrava in questo valore. Allora vedete che la differenza fra il cromo esavalente e il cromo trivalente, a seconda del numero che prendiamo, insomma, viaggia
intorno a un valore, anzi superiore a un valore 100. Quindi questo vuol dire che il cromo trivalente è sì in grado di causare una reazione cutanea in un soggetto che è sensibilizzato al cromo esavalente, ma è almeno 100 volte meno potente. Anzi, se utilizziamo un altro sistema che non è comunemente utilizzato, questo valore era addirittura non misurabile, perché a un valore 370 volte superiore non si avevano reazioni con il cromo trivalente. Poi ritorneremo su questi numeri riguardo alla pelle. Qual è allora l'evidenza che noi abbiamo che il cromo è la causa delle reazioni allergiche che sono riferite dopo contatto con il cuoio? Perché in letteratura si trovano numerosissime descrizioni di casi che sono chiaramente associati a reazioni allergiche chiaramente associate al contatto con materiali che contengono anche pelle. I sistemi sono sostanzialmente, chiamiamoli i metodi di prova, anche se non è corretto dirlo, sono l'uso di questionari e l'analisi dell'andamento temporale, poi vedremo cosa vuol dire, l'uso dei test allergologici in ambulatorio in soggetti che hanno allergie, più frequentemente sono allergie da scarpe, ma diciamo che l'allergia da scarpe copre circa il 50% delle allergie riferite all'esposizione a pelle. Si possono fare degli studi sul rilascio di cromo trivalente e esavalente dalla pelle, e poi si possono fare dei patch test, anziché utilizzare cromo o un'altra sostanza che riteniamo essere responsabile, utilizzare direttamente il campione di pelle. Vediamo quali informazioni ci danno. Allora, ci sono in letteratura alcuni questionari che dicono, in cui si chiede alle persone quali sono le sostanze o gli oggetti ai quali ritieni di essere stato esposto e che possono aver causato l'effetto. E in Danimarca, per esempio, che è il questionario più esteso che abbiamo a disposizione, si è visto, questo gruppo di autori, che la percentuale di soggetti che lamentavano, che riferivano l'effetto come legato al contatto con la pelle, è passato dal 24% al 45%. E questo è stato un argomento molto forte e anche utilizzato dalla Unione Europea nell'ambito del regolamento REACH. Però ci sono alcune questioni che possono essere sollevate alla base di questa informazione, che sono: altri non hanno trovato questo trend temporale, non sono stati presi in considerazione altri allergeni, perché i materiali che contengono anche, che sono fatti anche di pelle, contengono altri allergeni, e anche la pelle contiene altri allergeni. E poi un'altra cosa importante, segnalata fra l'altro anche da questo autore, è che siccome c'è stata negli ultimi anni una maggiore attenzione al cromo contenuto nella pelle, è possibile anche che ci sia stato un bias legato al fatto che sia i pazienti che i dermatologi tendono a ricordarlo più facilmente, poiché ne sentono frequentemente parlare. E un'altra cosa è che se noi guardiamo anche altri allergeni e guardiamo la loro evoluzione temporale, i soggetti sensibilizzati a questi allergeni in percentuale variano nel corso degli anni, e molte volte non sappiamo perché. Che cosa ci dicono invece i test che facciamo nei soggetti che riportano un'allergia o alle scarpe o a altro materiale contenente pelle? Beh, nelle scarpe non sono fatte soltanto di pelle, ci sono moltissime altre cose, quindi non ci sono soltanto composti chimici diversi dal cromo presenti nella pelle, ma ci sono anche altre sostanze, altri materiali, quindi per esempio materiali in gomma, che come è noto contengono moltissime sostanze chimiche, molte di queste allergizzanti. Ci sono degli altri metalli come il cobalto e il nickel. Un altro dato interessante è che in certi studi, che non tutti
coloro che riferiscono allergia da scarpe, anche se sono scarpe in cuoio, risultano positivi al test con il cromo esavalente. In alcuni casi si scende al di sotto del 30%. In alcuni casi addirittura si scende, ci sono dei soggetti che non reagiscono a nessuno degli allergeni che noi comunemente testiamo. Quindi questo ci dice che ci sono delle altre sostanze oltre al cromo presente. Il rilascio di cromo. Studi fatti in laboratori, non entro nei dettagli, l'unica informazione che volevo mostrare è che qui stiamo parlando di cromo trivalente, queste sono le ore di estrazione del sistema che sono fatte in vari modi, e in questo caso il cromo esavalente non era misurabile, in questo caso c'era molto meno cromo esavalente. Vediamo alcuni numeri, tanto per avere un'idea. Sto parlando sempre di test fatti in laboratorio, sono test non standardizzati perché non sono ancora stati standardizzati e non sono il mio argomento, per cui io mi limito a riferire le informazioni. Allora, questo è il dato che vi ho mostrato prima, cioè a quale concentrazione, cioè quanti microgrammi per centimetro quadrato di pelle si ha la reazione nel 10% dei soggetti, che sono 134 microgrammi per il cromo trivalente e 1,1 microgrammi per il cromo esavalente. Allora, in queste condizioni di laboratorio particolari, la pelle è stata mantenuta in tampone normale oppure in un tampone che assomigliava al sudore. E vedete, purtroppo non sono confrontabili i tempi, comunque in tre ore si liberavano 2 microgrammi per centimetro quadrato di cromo trivalente, oppure 20 nel sudore artificiale, 0,3 oppure non misurabile il cromo 6. Quindi questi dati sono da confrontare con questo valore. Tanto per avere un'idea, in coloro che lavorano con materiale che è stato cromato, okay, si sono misurate deposizioni fino a 7 microgrammi per centimetro quadrato, quindi siamo su questi livelli qui, molto più alti di questi livelli qua, di cromo 6, di cromo esavalente. L'altro modo è quello di testare il campione di pelle. E qui vi porto i dati del lavoro più esteso che è stato fatto in 15 soggetti già sensibilizzati a cromo con 14 diversi campioni di pelle. E voi vedete che non c'è nessuna relazione fra il contenuto di o cromo trivalente o cromo esavalente o la combinazione dei due e il numero di soggetti che hanno reagito, perché vedete che questo campione che conteneva la minore quantità di cromo trivalente e cromo esavalente non misurabile, c'erano 3 soggetti su 15 che reagivano. Questo composto, che aveva uno dei valori più elevati di cromo trivalente e di cromo esavalente, nessuno dei 15 soggetti sensibilizzati a cromo esavalente, nessuno di questi soggetti rispondeva. Quindi non c'era nessuna correlazione. Un altro dato importante è che in questo lavoro e in molti altri non c'era nessuna indicazione della qualità del materiale che era stato utilizzato. Avevano utilizzato soltanto un controllo con concia vegetale, per cui non lo sappiamo, non hanno considerato altri sensibilizzanti presenti nel cuoio che potevano essere co-sensibilizzanti, cioè aver causato la sensibilizzazione assieme al cromo oppure essere direttamente responsabili della sensibilizzazione. Una conclusione che era stata fatta dall'autore è che allora il metodo di misura del cromo è sbagliato, ma forse derivava solo dal fatto che non aveva ottenuto i risultati che pensava di ottenere. Quindi, detto questo, quali sono le evidenze sulla base di questi 4 metodi, diciamo, che vi ho presentato, che c'è un legame fra
il cromo e la comparsa, il cromo presente nella pelle e la comparsa della sensibilizzazione. Allora, le risposte che ci danno i questionari e l'analisi temporale sono, se vogliamo essere benevoli, equivoci. Se vogliamo guardare ai patch test che noi facciamo, quindi ai test che facciamo in ambulatorio, ai soggetti che riferiscono sensibilizzazione, non sempre il dato è conclusivo. Qualche volta possiamo concludere che si tratta di allergia a cromo, molte volte non siamo in grado di farlo. Il cromo è rilasciato in maniera sufficiente dal cuoio. Apparentemente, se il cuoio è una pelle, è fatta come si deve, è possibile, ma la quantità che si libera, dati i numeri che vi ho mostrato prima, non sono sufficienti a scatenare la reazione allergica. Lasciamo perdere, non sono, se sono sufficienti o meno a causare la sensibilizzazione, l'induzione. E anche i patch test fatti con il campione di pelle non ci hanno dato dei risultati significativi. Questo non vuol dire che il problema della pelle sia risolto, perché che ci siano reazioni allergiche al contatto con la pelle è indubitabile. Però ci sono alcuni fattori da tenere bene a mente, che sono quei fattori che favoriscono, indipendentemente dal fatto che sia cromo o un'altra sostanza, la comparsa della sensibilizzazione, che sono, la qualità della pelle è ovvio. Una condizione che si chiama iperidrosi della cute, che favorisce il rilascio delle sostanze e anche la penetrazione delle sostanze nella pelle. L'uso di barriere che impediscono il diretto contatto fra la cute e la pelle, quindi i calzini o altre barriere. L'umidità. I dati, per esempio, che vengono da paesi tropicali come l'India sono molto diversi dai dati che vengono da paesi temperati come l'Europa. Volevo soffermarmi un attimo solo sulla qualità e poi concludere. La qualità è importante. Non viene mai, poche volte è valutata negli studi che sono fatti sul rilascio del cromo, però se leggiamo le pubblicazioni di coloro che riportano casi di, per esempio, sensibilizzazione di allergia a scarpe, che forse in alcune di queste sono legate al cromo esavalente, tutti dicono che c'è un miglioramento del quadro, se non addirittura la scomparsa del quadro di dermatite allergica, utilizzando scarpe di buona qualità, fatte con cuoio buono. Quindi, sicuramente il cromo esavalente causa sensibilizzazione, sicuramente il cromo trivalente, come il cromo esavalente, scatena la dermatite, il cromo esavalente in ogni caso è almeno 100 volte più potente del cromo trivalente o viceversa. Alcuni casi di dermatite allergica da contatto con la cute sono dovuti a cromo trivalente, certamente alcuni sono dovuti a cromo esavalente, ma stiamo parlando di informazioni storiche, perché recentemente lavori più recenti su questo, in questo tipo non sono più pubblicati. Se la pelle è di buona qualità, apparentemente, da quello che io ho capito, il rilascio di cromo trivalente esavalente non è sufficiente a causare la reazione allergica, e in ogni caso, con i numeri che vi ho mostrato, ha a che fare con una minoranza della popolazione, e abbiamo dei sistemi per mitigare, come diciamo noi, l'effetto, che sono quelli di evitare l'umidità, l'iperidrosi e il contatto diretto. Grazie. Okay, thank you, Professor Moretto. I've actually received one question for you. It's in English. Okay. It basically says, this data from Hansen that you just quoted
was accepted in deciding the new Chrome 6 EU restriction. Would you like to comment on how such poor data is accepted? How such poor data is accepted? How it happened, I don't know. What I know is that regarding REACH and the European Chemical Agency, this is not the first case where doubtful data have been accepted, because it is claimed that they use the so-called the so-called precautionary principle, which is a thing that the politicians use and not the scientists. And the other point is that essentially those numbers are essentially the only numbers that are available. And I think that in Europe, 50% of the publications on these issues have been published by Hansen, rather it's Thyssen Group. Hansen is one of the collaborators. So I don't know. So on this subject, if I can make some marketing, probably the next month there will be a review that I wrote based on these numbers on the regulatory toxicology and pharmacology paper. Okay, thank you. Thank you very much for that.